Allora, eccoci qua, coach Marcello Ghizzinardi. Come esordio in campionato, forse magari potevamo chiedere qualcosa di un pochino più leggero. Adesso, a parte le battute, insomma, una partita da vere montagne russe, due supplementari, una partita in cui a un certo punto sono saltati schemi, marcature, è saltato tutto e si è giocato più con il cuore, con l'orgoglio, con la voglia di vincere. Sì, e questo è l'aspetto che mi piace di più perché poi noi sempre guardiamo la nostra squadra, abbiamo in mente il tiro uscito di sfortuna, il tiro aperto non preso, tanti episodi, però c'è stato un momento che l'inerzia sembrava veramente in mano loro e stessero per piazzare il colpo del KO. Invece i ragazzi sono stati bravi, non si sono mai arresi e hanno tenuto viva una partita con abnegazione, con voglia e hanno vinto una bella partita che vale più di 2 punti perché sono partite che se perdi qualche strascico lo lasciano e invece speriamo di prendere oltre ai 2 punti anche un boost di fiducia, di entusiasmo che è quello che ci vuole per una squadra nuova e giovane. È stata una partita in cui avete avuto delle percentuali dal tiro da tre decisamente positive, chirurgici nei momenti fondamentali della partita, a ricucire gli strappi della Juve che ricordavi prima. Quanto è importante per questi ragazzi trovare continuità dalla lunga distanza? Beh, allora, soprattutto per come abbiamo lavorato nel precampionato, cioè con l'assenza di Fadil Sek, che avete visto che è indietro di condizioni, ma sarebbe, come dire, anormale il contrario. Corrado Bianconi ha avuto un brutto infortunio, è stato fuori per grande parte del precampionato. L'altro ragazzino di colore, Jus Kounté, è fuori a tempo indeterminato, per cui per forza abbiamo dovuto giocare 40 giorni perimetrali, a volte siamo troppo perimetrali, però insomma penso che anche quando metteremo, come dire, il tonnellaggio dentro l'area, il tiro a 3 punti sarà una caratteristica della nostra squadra e molte delle nostre gioie o dolori dipenderanno da quella percentuale. A dire il vero, oggi, ecco, un'altra cosa positiva, sono stati dei momenti dove avevamo anche dei tiri decenti eppure non riuscivamo. Invece nei momenti topici, quando sembravamo morti, e questo è un buon segno di personalità, abbiamo messo dei canestri importanti e ribadisco, è la cosa con cui vado a casa e che mi fa più sorridere. Ecco, ovviamente il basket è un gioco di squadra, non si parla mai dei singoli, però penso che sia giusto anche fare un paio di menzioni questa sera al netto della prestazione clamorosa di Stefano Cernivani, però parlavi del tonnellaggio che vi manca sotto canestro, questa sera Alessandro Esposito ci ha messo forse 2 quarti per adattarsi a fare il finto 5, però nella seconda parte di partita è stato determinante. E poi quel ragazzino che risponde al nome di Pietro Del Sorbo, che ha Sì, suonato la carica e ha spiegato ai più giovani come si affrontano partite di questo tipo. Pietro lo ritrovo con piacere dopo tanti anni perché l'ho allenato praticamente nel Medioevo e l'ho ritrovato assolutamente vivo, assolutamente. Poi sta cominciando ovviamente a guardarsi intorno, per cui ha mille impegni, sta giustamente pensando al post-basket. C'ha 2 bambine che sono dure da stargli dietro, per cui mi stupisce per la freschezza, anche l'entusiasmo e il sorriso sulle labbra, per cui sicuramente in questo momento Pietro e Alessandro sono il motivo per cui questa nostra atipicità ci rende a volte troppo prevedibili dal punto di vista perimetrale, però anche nei momenti topici può essere quella che risolve. Alla fine abbiamo fatto una partita onesta rispetto a 15 giorni fa, dove abbiamo intasato l'area, dove abbiamo cercato di ricavare più da sotto, invece oggi l'area l'abbiamo aperta un po' di più e alla fine ha pagato qualche dividendo in più sicuramente. Allora, partenza con il piede giusto, dopo 2 supplementari, adesso ti puoi andare a riposare. Non so se dormirai stanotte, però. No, ma dopo le partite si dorme male, però quando si vince è meglio. È meglio, quindi almeno non Sì, dormi, ma sei si guarda la contento. tele sereno. Grazie mille, coach, Grazie, complimenti. arrivederci.